Ciao. Siamo? Vediamo un po' se si... Mettigli la seggiola qua. Abbiamo anche le forze dell'ordine. Sì. Si riparte 4-1 per Chianti Banca Tavarnelle. E dopo 5 minuti e 20 secondi di gioco del primo tempo, un inizio alla grande per la squadra di casa che adesso si sta difendendo. Il tiro e c'è la rete, in questo caso un bel pallonetto per Claudio Presutti per il 4-2, quindi sempre vantaggio comunque per la formazione di casa, che sta giocando molto bene, sta facendo girare la palla molto velocemente, e poi con Francesco Provvedi riesce a penetrare. C'è il fallo, infatti fischiato, c'è anche l'ammonizione con il numero 8 Francesco Florindi, quindi due ammoniti, uno per parte, Francesco Florindi e Francesco Provvedi. Si riparte con in questo caso Francesco Bevanati che la passa a Provvedi, va nella parte di Bednarek che le scarica, adesso cercheranno l'entrata centrale, ancora provano, adesso devono perde palla, peccato, l'altro Provvedi, Lorenzo in questo caso, adesso c'è attenzione l'azione in velocità del Città Sant'Angelo, ma viene chiuso bene, ancora una munizione per Bednarek, quindi prima munizione per Bednarek, attenzione perché poi i centrali bisogna trovare dei modi diversi per difendere, o se no
poi nel lungo partita poi ci possono essere delle soluzioni come è successo l'altra volta. Esatto. Adesso qui c'è la rete del numero 9 del Mauro Martellini, insomma, giocatore esperto del Città Sant'Angelo. Adesso qui sfondamento, quindi 4-3, attenzione, c'è il recupero del Città Sant'Angelo che si sta difendendo molto meglio rispetto all'inizio della partita. Sono passati adesso 7 minuti e 20. Sembra abbiano preso un po' le misure. Eh sì, è vero, stanno prendendo un po' le misure, soprattutto con Francesco Provvedi che aveva segnato due reti in maniera consecutiva. Adesso c'è il tiro, bel muro da parte del fratello di Lorenzo Provvedi, che con Bednarek sono andati a fare un muro stile pallavolo e in questo caso hanno centrato la palla che era stata tirata dall'attaccante, dal centrale. Ecco la rete del pareggio, Ignazio Pizarro fa il 4-4, attenzione, questo è fallo, era riuscito lo stesso comunque Provvedi a cercare il tiro, era riuscito, ma in questo caso c'era un visibile fallo. Sì. Riparte con Francesco Bevanati, Bednarek, ancora Bevanati che scarica a Petrangeli, ancora Petrangeli potrebbe cercare il tiro, lo trova, peccato, fuori di pochissimo. E adesso c'è Città Sant'Angelo che piano piano gioca con... c'è un fallo, l'arbitro fischia, ricordo gli arbitri sono Curti e Maurizi di questa sfida. L'ultima gara il Chianti Banca ha giocato a Carpi, una sconfitta 27-18, mentre il Città Sant'Angelo ha perso in casa col Cingoli 27-28, quindi una partita molto equilibrata di 1. Ricordo quest'anno se finisce in pareggio dopo ci sono i rigori che poi danno in pratica due punti a chi vince e un punto a chi perde. Ecco, questa è una regola importante e c'è la rete del vantaggio del Città Sant'Angelo che ribalta la situazione con Roberto Pieragostino. Adesso deve essere un po' Bednarek che è un po' il giocatore di esperienza del Chianti Banca Tavarnelle a dare la forza a questa squadra per cercare di ristabilire la parità. Bel passaggio, il palo, mamma mia, qui un po' di sfortuna, era stato bravo ancora Lorenzo Provvedi a tirare in diagonale, attenzione, altra azione in contropiede, adesso è troppo facile le reti, Claudio Presutti porta a 6 i gol per il Città Sant'Angelo, 5 reti consecutive per la formazione. Il gol mancato, sì. Al gol preso. Sì, purtroppo sì, è vero Presidente, qui dicevamo un po' l'inesperienza della Serie A, che adesso pian pianino, chiaramente col passare delle giornate sicuramente diminuirà, però ancora vediamo questi... Ancora parliamo, perché sono stati... 4 minuti dove hanno segnato 5 gol, troppi per noi, neanche uno. Esatto, quindi un 5-0, insomma c'è la parata fortunosa in questo caso di Andrea Mariotti che ha toccato con l'anca e l'ha deviata, e infatti ride un po', insomma dice sono stato fortunato, e sì, effettivamente è bravo anche in questo caso il portiere Mattia Ciani. Bravo con i piedi a parare, questo era molto importante perché poteva andare a più 3 addirittura la formazione del Città Sant'Angelo, invece rimane a 2 punti. Adesso ancora Tavarnelle che scambia Bednarek, ancora con Petrangeli, Bednarek deviato il tiro, però la palla rimane nelle mani della formazione di casa. Ricordo palla Francioli qui a Colle Valdelsa. Sono passati circa 11 minuti e 26 del primo tempo, c'è ancora tutto il tempo, attenzione, errore di Bednarek che non riesce a sbaglia la presa e quindi palla di nuovo a Città Sant'Angelo che gira molto bene la sfera, adesso prova il tiro e c'è la rete
ancora di Marcello Gabriele per il 7-4. Adesso forse cambierà qualcosa coach Pelacchi, vediamo un po' se, infatti entra, vedo Francesco Vermigli sulla destra, sull'estrema alla destra, e vediamo un po' se sarà la mossa giusta. Ecco qui ancora subito entra il mancino, c'è il passaggio centrale ma c'è l'errore, attenzione, meno male l'errore anche loro, c'è il fallo. Ammonizione per proprio il giocatore neoentrato, in questo caso Francesco Vermigli viene ammonito, molto mentre stava velocizzando l'azione, non abbiamo visto bene, però insomma l'ammonizione c'è, quindi andiamo a mettere sul taccuino il cartellino giallo purtroppo al giocatore del Tavarnelle numero 7 Francesco Vermigli. Quindi riparte Città Sant'Angelo, ricordo 7-4, 12 minuti e 53 di gioco in questo primo tempo. Peccato perché Tavarnelle era partito molto bene, bella parata ancora, ma la palla va proprio sulle mani, il tiro e il gol di Marcello Gabriele ancora per l'8-4, parziale di 7-0, peccato perché era iniziato nel migliore dei modi questa quarta giornata. Time out! 8-4 per Città Sant'Angelo. Strano perché sono bloccati, loro si sono rimessi un attimo. Tra l'altro allora il Bologna ha perso la Dorica e il Romagna ha vinto con Nonantola 27-18. Bologna ha perso con la Dorica e Romagna ha vinto 27-18 con la Nonantola, con Rapid Nonantola. Ancona ha vinto il cazzo. Luciana Mosconi-Dorica. Infatti mi ha sorpreso un po' questo, perché ho avuto la capolista Bologna. No, Bologna non è capolista, insomma Romagna. Allora ripartiamo, 13 minuti e 18 di gioco, 8-4 per la formazione del Città Sant'Angelo su Chianti Banca Tavarnelle. Ancora una difesa Bednarek, troppi errori in questo caso, per fortuna c'è l'errore del Città Sant'Angelo. Tra l'altro andiamo a vedere anche i risultati di giornata, la quarta giornata, il Bologna ha perso con Luciana Mosconi Dorica 28-23, mentre Romagna, che era capolista di questo girone, vince facilmente 27-18 con il Rapid Nonantola, quindi Nonantola rimane a zero come Tavarnelle. Adesso c'è da vedere questo match perché non è ancora terminato, questo mi sembrava fallo, ecco, infatti ha lasciato correre l'arbitro il tiro e poi ha fischiato il fallo su in questo caso Edoardo Borgianni, che anche lui è entrato, ancora fallo in questa occasione su Data 3 a Petrangeli. Adesso c'è il tiro, la parata, molto bravo il portiere Andrea Mariotti, forse ha tirato da troppo lontano, ancora Lorenzo Provvedi, anzi Francesco Provvedi, scusate, sì, Francesco, Lorenzo era uscito prima e quindi 8-4, sempre 8-4, partita sostanzialmente equilibrata, c'è stato questo stacco del Città Sant'Angelo che ha insomma nell'arco di 10 minuti, anzi di 8 minuti ha segnato 7 reti, mentre il Tavarnelle è rimasto a 4, quindi è stato questo un po' un passaggio a vuoto, diciamo, della formazione di Pelacchi. Ecco qui giustamente giusto il fischio dell'arbitro, pallone aveva toccato terra, quindi è stato fischiato. Adesso Bednarek, grande intervento del
di Francesco Florindi, che lo chiude bene con il braccio sinistro, e adesso riparte ancora il Città Sant'Angelo. Sicuramente una difesa che si è riassestata e che adesso è da quasi 10 minuti che non prende gol. Dobbiamo resistere. Eh sì, dobbiamo aspettare il momento buono, adesso cercare un po' di sbloccare soprattutto la fase offensiva, perché adesso è entrato anche Davide Pierattoni, anche per forse dare più smistamento alla fase offensiva della formazione di casa. E ancora il Città Sant'Angelo che cerca di trovare un varco, chiude bene, bravo in questo caso Ignazio Pizarro, ancora 4-9, e Pizarro con un bel tiro di destro. Adesso non deve scappare, perché non deve scappare il Città Sant'Angelo, 9-4, 16-17 dall'inizio della partita. Fa girare la sfera, ecco Pierattoni che la cede a Bednarek, adesso c'è la rete, molto bravo in questo caso Edoardo Borgianni, che riporta a 4 le distanze, due minuti, quindi vantaggio numerico per la formazione di casa. E quindi questo fa entrare subito con il numero 2 Nicola Barbarita, fa uscire Bednarek, e chiaramente anche perché lui era stato ammonito, quindi molto probabilmente per non rischiare, e ha messo invece centralmente Lorenzo Provvedi, che chiaramente insieme a Francesco a difendere centralmente. 9-5, un campionato che abbiamo visto di alto livello, tra l'altro. E in questa giornata è iniziato anche il campionato di A2, che l'anno scorso voi avete vinto, quindi ecco qui bell'azione in contropiede, fallo, c'è un fallo netto, peccato, perché secondo me questa era una grande occasione, forse era meglio cercare di continuare l'azione e portare l'uomo davanti al portiere avversario, invece in questo caso si è fermata e quindi è stato dato, ecco qui, bello questa azione, è rigore, dovrebbe andare, e ammonizione anche, ammonito il numero 5 del Città Sant'Angelo, Roberto Peragostino, e calcio di rigore, anzi in questo caso rigore. Tiro di rigore per tutti. E c'è la rete, bravo, ha preso il rigore e poi è andato a segnare, quindi 6-9, quindi un 2-0 a favore del Tavarnelle, e tra l'altro c'è ancora, mi sembra, un minuto, se un uomo in più, quindi 9-6, 18-07 dall'inizio del tempo della partita, e adesso va ancora il Città Sant'Angelo con adesso la distanza di 3 reti rispetto alle 5, ricordiamo il massimo vantaggio, ed è la grande parata, molto bravo Mattia Ciani, riparte il Tavarnelle con la spinta del pubblico, e qui c'è l'errore, ha toccato con Pierattoni, dice all'arbitro che ha toccato con la scarpa, però non ha visto perché molto probabilmente stava correndo dall'altra parte, quindi ha lasciato correre, anche se il passaggio non era corretto, era un po' forzato, ecco, diciamo così. Qui c'è da sistemare il parquet. Quindi ricordo il punteggio 9-6. Sì, allora ristabilita la parità, quindi per il Città Sant'Angelo, quindi parità numerica,
più 3 per la formazione. Bella parata, ancora fallo. Ha ragione in questo caso, perché poteva essere di Francesco Vermigli questa palla, e invece l'ha anticipata il giocatore esterno, l'ala sinistra del Città Sant'Angelo. Quindi questo è giusto, doppio rimbalzo, quindi la palla va a Tavarnelle, quindi per fortuna anche Città Sant'Angelo ogni tanto qualche errore lo fa, e quindi permette adesso a Tavarnelle di ritornare sotto 9-6, quindi altro fallo. Bravo lo stesso in questo caso David Pierattoni, ricordiamo vice capitano della formazione di casa. Ancora l'assistenza per sistemare il parquet. Allora, sistemato il parquet, adesso è ancora il Tavarnelle a cercare la rete del 7-9, quindi un più 3 per la formazione di Città Sant'Angelo, che insomma in difesa, un'ottima difesa, soprattutto i tre centrali, non è difficile. Pallonetto e la rete, grande rete di Datta Treia Petrangeli, Datta che va a segnare il 7-9, quindi accorcia le distanze e quindi si rimette in partita. Un bel parziale di 3-0. Eh sì, 3-0 negli ultimi 3 minuti, quindi prima il vantaggio numerico e poi adesso in parità numerica il bel gol. Adesso attenzione, prova il tiro, bella azione. Qui è stato molto bravo Roberto Pieragostino. Per il 7-10, quindi 10-7, e adesso ancora il Tavarnelle, ricordiamo che antibanca Tavarnelle, è neopromossa, quindi questa è la quarta partita per la formazione fiorentina, e qui c'è la deviazione, la parata, è stato bravo il portiere a non sbilanciarsi. Azione veloce di... bravo, grande parata, bravo Mattia Ciani che aprendo le braccia ha toccato la palla e ha salvato un risultato, un gol sicuro. 10-7, ancora rimane in corsa la formazione di coach Matteo Pelacchi. Adesso ancora Tavarnelle che cerca di sfondare il muro del Città Sant'Angelo. Adesso giustamente ancora Pierattoni che cerca di incuniarsi ancora fallo. Non è facile, non è facile, perché insomma una difesa veramente arcigna, come si dice. Adesso prova un tiro un po' a caso in questo caso, sì. Era giusto, era mirato, però poi alla fine è andato troppo alla destra del palo. Troppo precipitoso. Sì. Anche se ogni tanto è giusto andare a provare il tiro, però in questo caso si è visto, noi avevamo proprio la traiettoria corretta, che era veramente difficile andare a segnare. Adesso bravo ancora Roberto Pieragostino a segnare l'11-7 per la formazione del Città Sant'Angelo. 22-46 dall'inizio della partita qui al Palla Francioli di Colle Valdelsa, tra Chianti, Banca, Tavarnelle con il completo bianco-nero-verde in questo caso, e il Città Sant'Angelo arancione-nero. Ecco, qui c'era un fallo, mi sembrava un fallo, adesso c'è il contropiede del Città Sant'Angelo e la parata. Bravo, bravo, bravo. Adesso il contropiede ancora. Adesso potrebbe davvero sfruttare il vantaggio. C'è la rete. 8-11. Bravo, bravo davvero in questo caso ancora Datta. Datta Petrangeli, lo chiamiamo così ormai. Perché
E giustamente c'è un nome abbastanza complicato, dato Treia, però c'è la rete ancora del Cecchino, lo possiamo chiamare così, Roberto Pieragostino. 8-12, adesso si infiamma un po' la partita in questa fase finale del primo tempo, però il vantaggio è ancora di 4 reti per la formazione di coach Nicola D'Arcangelo, e quindi ancora fa girare la sfera la squadra di casa. L'allenatore ospite continua a dire di alzare le braccia, di difendere. C'è il fallo, questo è il fallo netto, Datta che subisce, che fa fallo, e poi esce immediatamente il giocatore che ha subito il fallo, non si capisce, infatti è rimasto contrariato anche Claudio Presutti del Città Sant'Angelo, non ha capito cosa ha fatto, ma molto probabilmente l'aveva richiamato in panchina l'allenatore. E ancora il Città Sant'Angelo che spinge sull'acceleratore. Ricordo il massimo vantaggio è stato 5 reti, adesso potrebbe ritornare, e ancora è un cecchino, davvero, Roberto Pieragostino, tra l'altro ha ammonito, quindi vediamo un po' se sarebbe una grossa perdita per il Città Sant'Angelo, andiamo a vedere se da un po' che non entra in campo Bednarek, forse è... Matteo Pelacchi ha visto che non era in giornata, però insomma, penso sia la sua esperienza, anche la sua insomma, palo incredibile, un palo sfortunato, un po' sfortunato perché aveva tirato molto bene Alessandro Lastrucci dalla postazione di ala sinistra, però la palla va a finire, si stampa come si dice sul palo pieno. Palo anche la traversa, ma ancora tocca con il piede in questo caso per Agostino. Due minuti sì, per due minuti per Agostino, quindi ha buttato fuori la palla giustamente l'arbitro, rigoroso alle regole ma attento, sempre attento questo arbitro. Ricordo la coppia Curti Maurizi, questo è Maurizi, e quindi uomo in più, 13-8, sì, è vero, la rete prima di Roberto Pieragostini, quindi più 5 per la formazione ospite, e adesso con l'uomo in più deve cercare assolutamente di andare, ecco ancora per fallo, chiuso bene, errore ancora, Perattoni chiede il fallo, adesso entra in questo istante Mattia Silei. Peccato perché questa non ci voleva, perché questa ancora 5 punti di vantaggio. C'è il fallo, bravo ancora Francesco Provvedi, sicuramente il migliore della formazione di Tavarnelle. Uomo in più per ancora la squadra di Tavarnelle, infatti c'è un fallo. In questo caso è stato Mattia Silei a commettere l'infrazione. Ancora Città Sant'Angelo, non deve assolutamente segnare con l'uomo in meno. Ancora Silei, attenzione al tiro, e palo, quindi palo, meno male perché non era certamente una palla. Ecco qui, ci prova, e la rete! Sì, ancora il 3-19, quindi bravo in questo caso il Edoardo Borgianni, anche lui è entrato bene in partita, sicuramente sta ragazzo giovanissimo, che dimostra che il vivaio del Tavarnelle è pronto per giocare in queste categorie,
e soprattutto anche questa esperienza della Serie A, certo, permette anche di far crescere tanti ragazzi. Certo. Ecco qui, attenzione, avete visto far rimbalzare la palla per terra, adesso c'è l'azione di contropiede e c'è la rete, grande rete di Datta. È lui che porta 10 a 13 a 28-33, partita ancora incerta per questa rete, infatti si dispera l'allenatore del Città Sant'Angelo perché erano riusciti a allungare, invece ancora bravi, così bisogna difendere, questa è una difesa corretta, anche se c'è il fallo, però adesso è entrato anche il capitano del Tavannelle, Michele Graziosi, per dare la carica ai suoi, chiaramente forse fuori, bravo, fallo. Rigore, 2 minuti. Proprio Edoardo Borgianni è stato... Cambia portiere. Eh sì, entra il numero 1, in questo caso Stefano Bucci. Succede ogni tanto che c'è questi cambi portieri, soprattutto quando ci sono i rigori, perché il giocatore che viene dalla panchina forse è più fresco, può dare qualcosa in più rispetto, okay, o è più bravo a fare i rigori anche. Questione di fortuna. Sì, è vero. È la parata, è la parata. È stato qui nel nostro box, l'avevano detto che lo parava e così è stato, quindi insomma fa piacere quando insomma anche la sorte è a favore. Adesso 29-30, attenzione, fallo, dovrebbe essere l'ultima azione e con per riportarsi a meno 2, ancora cerca lo spiraglio, non è facile. Le maglie si chiudono, ma c'è lo spazio, potrebbe tirare, fallo. Manca 9 secondi. E c'è la parata del portiere. E chiude il primo tempo, quindi si chiude il primo tempo 13 a 10 per la formazione di Città Sant'Angelo sul Chianti Banca a Tavannelle. Ci vediamo all'inizio del secondo tempo. Digli di mandare un messaggio. Allora, non c'è più, no, è di Bologna lì, della radio. Un messaggio ogni 10 minuti, è trasmissione tipo tutto e calcio minuto per minuto. Ma che vari sport. Chi gioca stasera? Sì, stasera c'è la Juve. Che fa? Vince? Pareggiava. Vai, io ci sono. Inizia il secondo tempo qui al Palafrancioli di Colle Valdelsa tra Chianti Banca, Tavannelle e Città Sant'Angelo. Ricordo il punteggio del primo tempo, 13 a 10 per gli ospiti, un inizio ottimo, 4-1 per la formazione di Tavannelle, poi un blackout che ha portato 9-4 il vantaggio per la formazione di Città Sant'Angelo, poi la partita sostanzialmente è rimasta in equilibrio fino al 13 a 10 della fine del primo tempo. Ricordo un match che vale per la quarta giornata di campionato, andata di questa Serie A, girone B. Tra l'altro ricordiamo anche i risultati proprio aggiornati di questa quarta giornata di andata. Il Bologna ha perso contro la Dorica, quindi Luciana Mosconi Dorica 28-23, mentre il Romagna ha espugnato Nonantola per 27-18, quindi c'è il fallo. E quindi c'è il calcio, il rigore per il Città Sant'Angelo, vediamo se lo para di nuovo, vediamo, insomma prima era riuscito a
E invece questa volta la rete per quanto riguarda Francesco Rigante, che porta a più 4 la formazione del Città Sant'Angelo. Questo, ecco, è rientrato Bednarek, quindi molto probabilmente ha chiesto forse anche lui di entrare, perché si è risentito pronto per questa sfida, e sicuramente è un giocatore fondamentale per la formazione di Tavarnelli. Attenzione, c'è un'intercettazione da parte di Marcello Gabriele, sicuramente qui sembrava fallo, sì, è andato diritto all'uomo con Mauro Martellini, sì, effettivamente è una difesa veramente possente, con l'uomo avanti davanti a chiudere. E la rete, grande rete di Bednarek, 11-14, ci voleva questo gol per lo straniero del Tavarnelle, ricordiamo Jiří Bednarek. Speriamo che si sblocchi, dai. Sì, perché ha avuto... Irka. C'è purtroppo, bravo in questo caso, il numero 9, Mauro Martellini del Città Sant'Angelo. E questa è una bella azione tra Francesco Provvedi e Edoardo Borgianni. Quindi 12-15, immediato dopo il gol dell'11 a 15, il gol del 12-15, è giusto ristabilire sempre lo svantaggio, ma qui c'è Roberto Pieragostino, che è senz'altro man of the match finora, perché adesso non le ho contate, ma ha fatto numerose reti, e sicuramente il marcatore con il maggior numero di la parata viene deviato. Ancora Città Sant'Angelo, che è entrata in campo con un piglio diverso rispetto all'inizio della partita, dove è stata la Tavarnelle a senz'altro fare questo. Che è successo? Non si è capito, però ha dato gol. Qui sembrava forse un'azione con fallo, invece ha tirato il portiere, in questo caso Stefano Bucci. Naturalmente non si è accorto che la palla era ancora in gioco, e quindi 17-12, ancora Bednarek, che vediamo se è fallo. Quindi adesso è più 5 il vantaggio, a 3-51 dall'inizio del secondo tempo. Bednarek, ancora azione, non riesce a entrare Francesco Provvedi, adesso c'è il contropiede e la rete di Francesco Rigante. Attenzione, sta scappando la formazione ospite, 18-12, più 6, massimo vantaggio adesso per il Città Sant'Angelo. Ancora il tiro, c'è il fallo, sì, netto fallo questo, mentre stava andando a tirare è stato toccato, e quindi palla fuori. Era giusto, il tiro era sferrato, ma la mira non è giusta, e quindi ancora Città Sant'Angelo può addirittura andare a più 7 adesso. In questo momento, attenzione, deve chiudere meglio, soprattutto in fase difensiva, anche Francesco Rigante. Ora è il cecchino da parte, c'è il fallo. Niente, è solo fallo. Sì, sembrava rigore, ma l'arbitro non ha fischiato. Ancora Provvedi, ma gli sfugge la sfera. Adesso c'è il contropiede per Città Sant'Angelo. Palo. Adesso deve rientrare in partita Tavarnelle immediatamente, perché più 7. Stanno scappando.
Sì, stanno scappando, presidente. Insomma, sicuramente una squadra, si vede l'esperienza nel momento. Giusto. Aveva provato il tiro, poi non è riuscito a far toccare la palla in terra, quindi è cascato, ma urla Nicola D'Arcangelo per scrollare i suoi giocatori, ma in questo momento insomma stanno giocando veramente bene. E poi c'è questo furetto Roberto Pieragostino che non si ferma incontro a nulla. 12-20 più 8 massimo vantaggio per il Città Sant'Angelo, che adesso sta andando via in questa inizio, in questi primi 6 minuti del bravo il nostro Datta Petrangeli. 13-20. C'è stato dal 15-12 al 20-12, quindi un più 5, quindi 5 reti consecutive, sempre queste lunghe pause che non possono succedere in questo campionato. Ancora bravi, adesso sono in due, addirittura può cedere la palla, va a tirare la rete! 14-20, c'è un po' la riscossa, ancora Datta Petrangeli che sicuramente oggi sta facendo il suo con grande velocità, esperienza. Ancora il Città Sant'Angelo, adesso c'è una difesa un po' più alta da parte del Tavarnelle, giustamente, perché non devono... Bravo, la grande parata di Bucci, bravo Stefano, e quindi riparte il Tavarnelle ancora con Francesco Provvedi, Pierattoni, Bednarek. Ecco Bednarek, deve essere lui un po' a dare la scossa, la carica alla formazione fiorentina. È la rete, 15-20. Sì, è stato deviato il tiro e... e c'è il time out. Peccato, perché 5 reti così, capito? Speriamo, guarda. L'unica speranza è che cedano un po'. Sì, no, il 5, se uscisse il 5 sarebbe buono. Sotto 7 può darsi? Sì, 8. 8. 20-12, guarda, il massimo vantaggio, guarda. 12-20, poi adesso si è fatto 13-20, 14-20, 15-20. Fatto un 3-0. 3-0, però loro ci hanno fatto 5-0, ci hanno fatto. 6-0. 6-0. Si riprende 20-15, 8 minuti e 22 dall'inizio del secondo tempo. Adesso c'è il tifo di casa che si fa sentire, anche perché ha capito che è un momento delicato. Il tiro, no, non è gol. È rigore. Quindi sempre 20-15, vediamo se Bucci riesce a parare il tiro. Ed è rete per Ignazio Pizarro, il 15-21. Però è vivo il Tavarnelle, adesso ha ripreso la verve dopo quei 5-6 minuti iniziali, riesce a far girare la sfera e a andare al tiro con Bednarek, bravo a sfruttare l'ala sinistra, però non riesce a penetrare all'interno dell'area Datta Petrangeli, e quindi c'è adesso il recupero della sfera da parte del Città Sant'Angelo, che adesso ritorna in attacco. Attenzione, l'errore è buono in questo caso. Fatto che bisognava aver fatto un po' prima. Sì, anche perché sono sempre 6.
Purtroppo è così, molte volte se non si sfrutta l'occasione poi si rimane sempre dietro, e come in questo caso potrebbe essere un più 4 o un meno 4, invece siamo sempre a più 6. Esatto, ancora sempre sull'ala che va, niente da fare, Bednarek, no, questo è piede, sì, ha toccata con i piedi. Ancora bella, grande 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 Edoardo Borgianni, questo è veramente un gran gol. In elevazione va a prendere il palo alla destra di Andrea Mariotti e quindi riporta a 5 le distanze dalla squadra del Città Sant'Angelo. Ricordiamo che ha 3 punti. Però una partita in meno, eccola qui, ecco il gol, 21-17, Detta, grande, 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 Datta Petrangeli, è lui uno dei protagonisti di questo match, bravo Datta, Datta Treia, è lui che sospinge e spinge il Tavarnelle, ecco qui potrebbe intercettare Provvedi, peccato, peccato, ha toccato, sì sì, ha toccato, ha ragione l'arbitro, molto brave questa terna, questa binomio Curti-Maurizi, ancora con Città Sant'Angelo in attacco, va a chiudere, stava per rubare la palla, quasi, Alessandro Lastrucci. Stanno chiudendo bene, una bella difesa, il tiro e la palla fuori, la palla fuori, il tiro di Ignazio Pizarro, ancora Provvedi, Perattoni, Bednarek, gira sempre, attenzione a non perdere questi palloni, ancora è fallo e gol, è gol lo stesso, bravissimo, bravissimo Edoardo Borgianni, 18-21, grande rete, non si è dato per vinto, anche cascando ha tirato, qui forse qualche errore il portiere l'ha fatto, però infatti ha dei dubbi sul suo operato, sì, infatti l'allenatore adesso redarguisce Marcello Gabriele, forse è la traversa. Quindi ancora possibilità, sì, possibilità di tornare a meno 2 addirittura. Quindi a rientrare in partita, diciamo così, a 12.53, 12.54 di questo secondo tempo, dove davvero è successo di tutto. Ancora Bednarek, Perattoni fa girare la sfera. Ancora Bednarek, potrebbe andare al tiro. La cede invece sull'ala sinistra, la fa girare Perattoni, potrebbe provare il tiro, ancora Bednarek va a tirare, la deviazione, ma c'è il fallo e si rimette in posizione subito Bednarek, adesso la spinta è fortissima in questa prima fase, il tiro, la parata col piede, ma c'è ancora l'attacco da parte di Provvedi che va a recuperare la sfera, Francesco ancora riceve palla, Perattoni va a tirare, la parata ancora e poi c'è il fallo, si è presa in aria, presidente subito mi dà le dritte perché giustamente è la rete, è la rete, grande rete di Edoardo Borgianni, 19-21. Un parziale di 4-0 per la formazione di Matteo Pelacchi, 21-19, bella, bella sfida che adesso si ravviva con un Tavarnelle che è davvero, la parata ancora, rigore, rigore e anche ammonizione mi sembra per l'allenatore, per Matteo Pelacchi ammonito.
molto ovviamente ha detto qualcosa. C'è rigore, cambio di portiere, entra Mattia Ciani per cercare di chiudere lo specchio della porta. Francesco Rigante, 21-19 per Città Sant'Angelo. E fuori, ha sbagliato, incredibile, gli è scivolata la palla mentre tirava, e rientra tra i pali Stefano Bucci. Bravo Mattia Ciani a ipnotizzare il portiere ospite, l'attaccante ospite, o come giustamente si dice il centrale. Siamo passati 15-21, quindi da 15-21, 19-21 è la possibilità di andare a meno 1. Ecco Bednarek, traversa il tiro, fallo su Provvedi, incredibile. Partita che si infiamma, Francesco Provvedi chiede l'intervento. Riprendiamo qui sempre dal Pallafrancioli di Colle Valdelsa, e il Tavarnelle che sta spingendo per cercare di andare a meno 1 dopo addirittura essere stato a meno 8 a metà dell'inizio. Ah, errore, vediamo se riesce a recuperare. Bravo Detta, bravissimo, grande lui, Datta a recuperare, Datta Pietrangeli, sicuramente il giocatore in più per Tavarnelle, insieme oggi a Edoardo Borgianni, due giovanissimi che sulla fascia sinistra, sull'ala sinistra, prima terzino e poi ala, e c'è la rete di Francesco Provvedi, 20-21, 16-07, adesso cambia tutto il coach Nicola D'Arcangelo, fa entrare Ignazio Pizarro direttamente, e anche Francesco Rigante. Anche il pubblico si scalda. In questo secondo tempo, sempre per Città Sant'Angelo, ma Tavarnelle in gara, sta giocando una grandissima partita, una partita soprattutto con i due giovanissimi, con Edoardo Borgianni e Datta Pietrangeli, numero 9 e numero 3 in questo caso. Adesso cercherà il tiro, no, il passaggio, non facciamolo tirare, la parata, c'è il fallo, attenzione. Bisogna chiudere, hanno fatto bene ad andare ancora, l'arbitro chiede l'intervento per asciugare il parquet. Una bella reazione. Sì, bella reazione. L'uomo avanzato. 21-20, 16-44 dopo l'inizio del secondo tempo, ancora Città Sant'Angelo in vantaggio per un solo gol. Adesso prova il tiro, la parata, molto bene Bucci, ed ora c'è la chance per Tavarnelle di rientrare in partita, sta cercando il pareggio. 20-21,
un inseguimento che è partito dal 12 a 20, meno 8, c'è il fallo, mi sembra fallo netto, e c'è rigore, rigore, rigore. Bravo in questo caso Francesco Vermigli a prendere il rigore, e sarà a tirare Edoardo Borgianni contro Andrea Mariotti. Rigore per andare a pareggiare 21-21. In questo caso un 6-0 per la squadra di Matteo Pelacchi e Francesco Tomei. Un palazzetto che si sta infiammando, che con le trombe sta suonando la carica qui al Palafrancioli. La mossa di Matteo Pelacchi di inserire Alessandro Lastrucci, adesso c'è la rete del 22-21 per quanto riguarda Ignazio Pizarro, che vabbè, ci stava dopo un 6-0 di andare a interrompere la serie. Adesso ancora il Tavarnelle che deve rimanere lì, c'è il fallo, c'è il fallo. Adesso anche il coach viene ammonito di sicuro. Ammonito anche lui, anche D'Arcangelo viene ammonito, vuol dire che la partita è sentita. E fallaccio qui, veramente con la spinta, spinta netta. Ancora, ancora Bedrale, che è nella rete! 22-22, 19 sul cronometro del palazzetto del Palafrancioli qui a Colle Valdelsa. Incredibile, partita che si è infiammata. Ancora bravissimo in questo caso Alessandro Lastrucci andare a chiudere sul portatore di palla. Ancora, ancora è giusto, bisogna azzannare, come si dice, gli avversari. Con andando a chiudere sul pivot, che in questo caso tra l'altro non ha un fisico esagerato, quindi insomma, però è molto efficace. Ancora fa girare la sfera la formazione delle Città Sant'Angelo, adesso, e c'è la rete pur quindi 22-23. Due minuti per Bednarek, mi sembra, sì, Bednarek. Adesso uomo in meno. A 22, siamo quasi al ventesimo minuto, 19:56 per la precisione, 23 Città Sant'Angelo, 22 Tavarnelle. La partita è entrata nel vivo, è riuscito con una grande performance la formazione di casa. E fallo, 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 netto fallo. Dovrebbe essere anche in questo caso forse due minuti, ma non danno nulla. La difesa sicuramente del Città Sant'Angelo è veramente... E la rete ancora! Grande Andrea Borgianni! Con l'uomo in meno, con l'uomo in meno! Il 23-23! Borgianni, una forza della natura oggi, davvero! Con Datta, Petrangeli sicuramente i migliori, ma anche Francesco Provvedi hanno fatto la differenza. E in fase difensiva Alessandro Lastrucci, due minuti a Vermigli, Francesco Vermigli, quindi due uomini in meno addirittura. Attenzione, gli ha dato la manata mentre andava in volo. Quindi due uomini, comunque dovrebbe Bednarek, che dovrebbe rientrare a brevissimo, perché devono essere bravi a cercare di
contenere. Eccolo! L'azione in contropiede! E il vantaggio! Con due uomini in meno! 24-23! Devono difendere! 24-24 il pareggio! Ma bravi lo stesso, bravi lo stesso! Stanno giocando benissimo! Mauro Martellini per il pareggio! Adesso dovrebbe rientrare. No, ancora no, non è passato ancora due minuti, mi sembra strano. Ancora 5 contro 7. È difficile adesso, prova il tiro. C'è il fallo, bravo, 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 davvero. D'esperienza in questo caso Edoardo Borgianni. Bednarek sta per entrare. Fallo ancora, Bednarek rientra, quindi almeno un uomo in meno adesso, anziché due. E adesso chiede la pulizia del parquet. Rientra Bednarek, quindi solo un uomo in meno per Tavarnelle, ma la partita è in parità, 24-24 a... E la rete! La rete! 25-24! Grande, grande, grande Edoardo Borgianni! E cambio del portiere perché entra Andrea Collewuori. Ah, aveva sbagliato. E la parata! Grande parata! Di Stefano Bucci con i piedi, quindi vantaggio e attacco per il Tavarnelle e rientra anche, quindi parità numerica mi sembra. Errore, errore, attenzione, brutto errore. Si ristabilisce la parità, però peccato perché c'è stata una grande opportunità di andare più due addirittura, o almeno di cercare il tiro. Però adesso siamo 7 contro 7. Ancora bella difesa, va bene, bravo ancora Francesco Provvedi. Deve far sentire la sua presenza in fase difensiva. Eccolo qua, ecco l'errore. Bednarek va a... c'è l'uomo al centro libero, ma aspetta un attimo e c'è il time out. ...25-24 per Tavarnelle, ricordiamo per Chiantibanca Tavarnelle che è riuscita a recuperare addirittura dal meno 8 e adesso è a più 1 e ha il possesso palla al 24esimo minuto. No, troppo, meno male, c'è il fallo. Adesso qui aveva fatto forse anche un errore, non è... Edoardo Borgianni aveva un po' sottovalutato questa situazione. Sì, in questo caso sì. Attenzione, Bednarek.
c'è il tiro di Bednarek, la deviazione, sì, c'è stata la deviazione. Datta va a recuperare la sfera. Adesso c'è, bravo, in questo caso David Pierattoni. Ancora, potrebbe tirare, e c'è la rete addirittura, c'è col fallo. Ancora la rete! Edoardo Borgianni! 26-24! In stato di grazia davvero il giocatore del Tavarnel, veramente tanti, ma soprattutto ha dato la carica, ha dato forza alla squadra anche nei momenti più difficili dove Tavarnel si è ritrovato sotto. Chiude bene Bednarek, bravo. Qui sicuramente l'esperienza del giocatore ex Ambra, ricordiamo, Poggio Caiano. Chiudono bene ancora Bednarek. Fa sentire che Tavarnelle c'è ed è tra l'altro in vantaggio a 5 minuti dalla fine. E adesso chiaramente Roberto De Pieragostino che non riesce più a segnare, ed è giusto, bravo ancora Alessandro Lastrucci, la palla, no, rigore Mauro Martellini. Cambio. Entra Mattia Ciani. Va Ignazio Pizarro. 26-24. 25-37. L'aveva toccata, l'aveva presa. 26-25, Pizarro accorcia le distanze, è stato sfortunato in questo caso Mattia Ciani. Bravo Mattia comunque che dà sempre un suo contributo. Ancora Tavarnelle deve continuare a segnare, a dare continuità a questo fallo giusto, bravo Bednarek. Ancora David Pierattoni che prende un altro fallo. 26-17, 18-19, passa il tempo ma il Tavarnelle deve cercare di... Fallo, bravo ancora Edoardo Borgianni. Danno a lui la sfera perché hanno visto che in questo momento è quello più in palla, sì, che trova sempre la porta, riesce sempre a... Ecco Bednarek, fallo netto, questo è fallo. 2 minuti e rigore. 2 minuti e rigore netto, questo è netto per Mauro Martellini. Thank you.
3-16 alla fine della partita tra Chiantibanca Tavarnelle e Città Sant'Angelo, 26-25 per la formazione di casa. Ancora fallo, mi sembrava, nella parata c'è il fallo. Ricordiamo altri due minuti, quindi due uomini di vantaggio per la formazione di casa, e mi sembra rigore, mi sembra di aver visto, sì, rigore. Va Edoardo Borgianni, è lui, e ce l'avete, 27-25, Borgianni, e con due uomini in più per... L'urlo di battaglia del Tavarnelle per il 27-25, con due uomini in più, tra l'altro adesso non devono far gol. Ancora la difesa, prova il tiro, no, rimbalza, niente da fare, ancora la difesa è forte del Tavarnelle a... 2 minuti e 15 dal termine. Ancora entra l'assistenza per sistemare il parquet. Ancora Città Sant'Angelo che prova il tiro, parato, no, perde palla, la grande parata di Bucci, ancora, palla è fuori, no, no, questo no, questo no. Più uno, 27-26, 28-06. Non ci si può far fare gol con questo vantaggio, con due uomini di vantaggio. E c'è la rete! Gol! 28-26, grande rete per il nostro Francesco Provvedi. Non gliel'ha dato. No, rimane 27-26. Sfondamento. Allora, sfondamento per Francesco Provvedi, quindi rimane 27-26 il match, e tra l'altro è sempre due uomini di svantaggio per Città Sant'Angelo, non devono farsi
C'è il tiro e la rete, incredibile. Marcello Gabriele rientra adesso. 27 pari. Era successo anche per il Tavarnelle. Un minuto alla fine della partita. C'è il fallo. C'è il fallo, c'è il fallo. Su Bednare, che adesso siamo in parità numerica. Rientra anche Roberto Pieragostino. Non c'è da mollare ora, non c'è da mollare ora. Mancano... a 27, 50 secondi alla fine della partita. No, errore, ancora errore, la parata, niente, eccolo, parata, è rigore, questo è rigore, è rigore, è rigore, è rigore, grande, 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 Datta Petrangeli, 2 minuti a Francesco Rigante, incredibile il finale, 31 secondi alla fine della partita, rigore per Tavarnelle. Aveva fatto due grandi parate il portiere del Città Sant'Angelo e adesso va sul... la riga dei e la rete, attenzione, più uno per Tavarnelle, deve stare lì, deve stare concentrata, non deve far tirare, non lo deve far tirare, ancora lì, difesa, ancora Bednare che è lì a chiudere. 10 secondi alla fine, ancora, chiudere lo spazio, giusto, va bene così, 2 secondi, parata, e vince, 28-27, prima vittoria, presidente, per Tavarnella Valdifesa. Grande, ragazzi, grande. Si chiude questa quarta giornata con la vittoria di Chianti, Banca, Tavarnella Valdifesa contro Città Sant'Angelo, 28-27, da Vezzo Trifoni, dalla Pala Francioli di Colle Valdezza. Una buona serata.